Buongiorno a tutti, vado a fare questo filone con le farine borsato dell'industria molitoria Pontina, dove lavorano grano dell'Agro Pontino usato per pani locali, pane di Lariano, Sezze e Bassiano. Allora, questa è la mia pasta madre, eccola qua. L'ho rinfrescata 4 ore fa, più di 4 ore fa. Potete rinfrescarla anche la sera, però va usata quando è arrivata al raddoppio, quindi quando sta proprio al massimo della sua, diciamo così, energia. Bene. Poi mi vado a mettere in autolisi le farine, quindi aggiungerò piano piano, bagnando piano piano, vedete come sto facendo. Più del 50% della dose di acqua, dal 55 al 60, ma io mi regolo ad occhio comunque, fino a che non vedo tutta la farina che si è bagnata tutta, continuo a mettere acqua. L'autolisi, come sapete, aiuta moltissimo, si innesca subito la reazione chimica. E quindi inizia già a formarsi la maglia glutinica. I tempi variano, di solito mezz'ora basta, ma si può lasciare anche un'ora, anche di più se vogliamo. Ok, allora ecco qua, vedete, io l'ho lasciata un'ora, questa volta un'ora. Vedete come già sta lavorando da solo l'impasto, soltanto con acqua e farina. Quindi si sta già formando la maglia glutinica. E questo aiuta moltissimo l'impasto, accorcia anche i tempi di lievitazione. Adesso metto un altro pochino di acqua, faccio girare ancora un po' e poi aggiungo la pasta madre. A pezzettini, ecco qua, la mia pasta madre, come vedete, ha raddoppiato il suo volume. Naturalmente il peso è quello, io mi sono regolata, quindi ne metto 110 grammi. E per rispondere ad alcune domande, non è che quando raddoppia cresce di peso, il peso è sempre quello, rimane sempre lo stesso. Quindi continuo a girare, l'acqua la metto piano piano. Diciamo che l'idratazione sta intorno al 70, un pochino di più di 70 di idratazione. Metto il sale e comunque regolatevi sempre con l'acqua, perché magari se avete una farina che assorbe più acqua, ne mettete un pochino di più. Ok, metto anche il malto, io mi trovo il malto in polvere, ci metto questo. Faccio questa prova con il malto per vedere se la crosta mi viene più croccante. Il malto va bene, è uno zucchero, però dicono che serve a far venire la crosta più croccante. Io sinceramente non lo uso sempre, almeno nel pane, però vediamo questa volta. Come va? Allora, una volta incordato, metto sul piano di lavoro, faccio qualche piega così. Lo vedo un pochino sostenuto, non molto malleabile, quindi avrei potuto forse mettere un pochino di più di acqua, alzare un po' l'idratazione. Ok, una volta pronto, io sto facendo questo impasto di pomeriggio tardissimo, quindi questo perché voglio fare un passaggio in frigo con il primo impasto. Quindi lo tengo fuori adesso, lo tengo fuori almeno un'ora, poi lo copro e lo metto in frigo. E questo è il risultato il mattino dopo, eccolo qua, vedete, è cresciuto molto. E naturalmente l'ho tenuto anche a temperatura ambiente, la mattina l'ho tirato fuori e tenuto a temperatura ambiente un'ora, ma anche due. Bene.
Ho fatto questo passaggio perché voglio fare il pane all'ora di pranzo, per pranzo, quindi per legare un pochino i tempi. Lo allargo e farò, è ancora un pochino un po' sostenuto, non molto malleabile, ma queste sono le farine, tipo 1 e tipo 2. Non ho messo nient'altro. Però adesso lo riprendiamo, ci farò 3 giri di pieghe prima della formatura. Ad ogni giro lo tengo fermo almeno 30 minuti, ma anche di più se vogliamo, 40-45 minuti, anche un'ora, tra un giro e l'altro. Ok. Vedete che adesso è un pochettino più morbido, questo è l'ultimo giro di pieghe e poi lo andiamo a formare, sempre passato il tempo. Eccoci qua, ci farò un filone e procedo così. Ho preparato già il cestino. Piego i lembi così abbasso bene con le mani perché non voglio buchi che non c'entrano niente con gli alveoli. Poi non vi aspettate alveoli grandi con questo tipo di farina. Aspettatevi soltanto il profumo di questo pane. Allora cerco di chiudere bene e lo pirlo un pochino. Pochissima farina, poca semola. Ecco qua. Ok. Ora me lo metto nel cestino, ci metto la semola, oppure l'integrale potremmo mettere. Adesso non ho il cruschello, altrimenti ci mettevo proprio il cruschello sotto e sopra. Ok, e questa è l'integrale. Ho messo la semola, però metto sotto anche un po' di integrale, così mi si scurisce un pochino. Voglio fare un bel filone, poi vediamo cosa ne esce. Copro e lo lascio a temperatura ambiente questa volta perché in frigo ho messo il primo impasto. Tutta la mattinata, 3-4 ore, vediamo. Quando è bello gonfio, è pronto. Eccolo qua, vedete? Io sono uscita tranquillamente, si è gonfiato anche troppo. Allora, non bisogna superare il punto massimo della lievitazione, vedete? Non torna sul dito. Se aspettavo un altro pochino mi usciva fuori di lievitazione, non sarebbe cresciuto più tanto nella cottura. Diciamo che sto quasi al punto giusto. Adesso ho aspettato ancora che si scaldasse, che il forno andasse a temperatura e si è anche spaccato, come avete visto. Io procedo così con la pala, con il foglio di carta forno e poi lo faccio scivolare nel forno. Io nella teglia calda, voi se avete la pietra usate la pietra come volete. Ok, ancora un po' di integrale. Il forno è quasi caldo, ho messo il vapore, adesso faccio uscire un po' di vapore. E poi ci faccio un taglio. Vediamo, adesso il disegnino ce lo faccio, non sono molto brava, lo sapete. Per fare i disegnini non bisogna andare troppo giù, e qui forse ho sbagliato, ho affondato troppo. Il taglio deve rimanere un pochino in superficie. Però mi sa che ho affondato troppo quelli trasversali, non fa niente, sono una sorta di foglie o di spiga di grano, giusto per. Ecco qua, è pronto, il forno è a temperatura e faccio scivolare. Dopo il primo spruzzo ce n'è un altro, ecco qua, una volta che ho raggiunto la temperatura,
Questo è un programma naturalmente automatico, però voi se volete spruzzate con lo spruzzino, due spruzzi nei primi 15 minuti, diciamo, e basta. Eccolo qua. Allora, adesso vi metto in descrizione la cottura che come al solito sta intorno ai 45-50 minuti e poi lascio 10 minuti a spiffero. Poi il pane, vedete, lo metto in piedi così può uscire, fuoriuscire il vapore dalla punta e si asciuga. Naturalmente non tagliamo caldo, anche se io lo faccio spesso, e andiamo a vedere ora. Croccante, croccante, eccolo qua, vedete come vi dicevo gli alveoli non sono grandissimi, però è la caratteristica di queste farine, ma mi dispiace che non posso farvi sentire il profumo di questo pane, i vicini fuori mi hanno detto stai cuocendo il pane, sì, è una farina profumatissima e questi sono gli alveoli giusti per le farine semi-integrali, gli alveoli grandi, non è la caratteristica di queste farine, voglio mettere acqua, ma non vi verranno mai così grandi. Bene, amici, io direi che il pane è venuto molto bene, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Guardate, guardate com'è croccante. Buono, buono. Lo mangeremo subito a pranzo, naturalmente. Bene, ciao a tutti, amici. Ciao, ciao.